Buongiorno a tutti, ci possiamo sedere in quello che è un incontro per celebrare quella che è stata la stagione della Federazione Sport Invernali, di grandi atleti e dei tanti atleti che sono qui quest'oggi. E inevitabilmente quando si è in un contesto come questo è difficile parlare di un incontro informale, perché comunque insomma dove ci troviamo lo rende difficile. Però invece lo spirito è proprio quello delle istituzioni che incontrano i grandi protagonisti dello sport, in questo caso degli sport invernali, ed è un piacere, io credo, reciproco, perché se da una parte c'è l'orgoglio e l'onore da parte vostra, dei atleti e dirigenti, di essere qui, è altrettanto vero che credo che ci sia la grande soddisfazione da parte delle istituzioni, in questo caso rappresentate dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, al quale io darei subito la parola per il suo saluto e la sua introduzione. Grazie, velocissimi. Allora, noi volevamo fare questo momento in un clima meno torrido, nel senso che invernale, proprio a ridosso dei successi, e quindi con il presidente della federazione ne avevamo parlato. Poi giustamente vengono prima i vostri impegni sportivi. Siamo riusciti a organizzare questa data proprio nel momento in cui il clima raggiunge il massimo. Ci sembrava giusto celebrare qui, anche a Palazzo Chigi, da parte delle autorità di governo, quelli che sono dei successi di questa stagione e in proiezione ovviamente anche per il futuro. Quindi grazie a tutti voi di aver accettato questo invito, di essere qui con noi, con i gruppi sportivi militari che in tutte le discipline danno una grossa mano al mondo dello sport, con il vostro presidente, con i vostri tecnici allenatori, col presidente del CONI Malagò che ringrazio. E niente, direi di cominciare e ricedo la parola a Massimo Caputi. Grazie, grazie sottosegretario. Insomma, qui abbiamo una prima parte di atleti che riguardano lo sci alpino, e vedo Dominique Paris, insomma, autore di una stagione straordinaria, importantissima. Diciamo, quella di quest'anno è stata un po' la tua grande esplosione. Che è successo? Che hai mangiato? Che è successo? Cioè, c'è stato qualcosa di particolare? No, per primo grazie per l'invito. No, non so perché è andata così bene quest'anno, però sono sicuramente riuscito a sistemare qualche cosa sui materiali, però anche un po' di esperienza in più e alla fine è andata come è andata. Cioè, non solo materiali, dai. No, c'è tutto il lavoro dietro, sì, tutto con gli anni, tutti i lavori che fai, tutta l'esperienza che prendi ti porta sempre più avanti e poi provi a trovare sempre più i limiti o alla perfezione e quest'anno sono riuscito a mettere anche in gara tutto e la seconda parte della stagione è andata più che bene. Alla grande, alla grande. Sofia, invece, insomma, innanzitutto, nonostante un brutto infortunio, che insomma all'inizio della stagione sei stata in grado di dimostrare tutto il tuo valore, proprio in virtù di questo, non pensi che puoi puntare nel futuro alla Coppa Generale? Ma buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Il generale è un grandissimo sogno. Io, a dir la verità, penso che prima di puntare al coppone grande occorra ottenerne più piccole. Quindi io ne ho solo una e sono riuscita a ottenerla l'anno scorso e quindi lavorerò affinché possa portarne a casa altre, soprattutto in super G e discesa. Quindi parto con quelle e poi vedremo. Però è un'ambizione molto grande, non dico che sia impossibile, però è un'impresa ardua. Vabbè, però insomma, È la realtà oggettiva dei fatti. diciamo un po' sì. Una ragionevole. Oh, invece a Irene Curtoni vorrei chiedere, insomma, questa lei che insomma ha una grande esperienza, comunque in uno sport individuale si vince invece di squadra, come è successo a te, come è successo anche agli altri compagni qui. E, insomma, vorrei sapere com'è possibile, come si vive questa esperienza?
Io sono stata felicissima di poter già partecipare ai miei primi mondiali e per me vivere anche una grandissima esperienza come quella della medaglia, anche con tutto il gruppo, è stata veramente una cosa grandissima, bello. Un po' come nel tennis, no? Si gioca sempre, ognuno gioca per sé, poi si ritrova nella Coppa Davis in questo caso, no? Sì, poi noi siamo molto uniti, abbiamo preso tutto... Siamo partiti dando tutto quello che avevamo e anche sostenendoci a vicenda è stato veramente bello vivere insieme questa esperienza. Insieme c'erano anche Lara Della Mea, Simone Mauberger e Alex Winazer. Non c'è Mauberger che non sta benissimo, insomma volevo sapere al debutto di un mondiale vincere una medaglia, che cosa significa, cosa ha significato per voi? Sì, sicuramente era, cioè, ci siamo scambiate, lei e Lara, era... si vede anche dalla faccia più giovane. E è un format diverso, quindi noi siamo proprio non abituati a fare le gare di gruppo, però è veramente molto divertente perché ci si trova poi a combattere, tra virgolette, per un qualcosa insieme e lo spirito è veramente molto bello. E... poi portare a casa anche una medaglia sicuramente dà valore aggiunto. Esatto, e invece per un debutto a un mondiale, dopo aver vinto anche quello juniores? Sicuramente c'è un altro livello rispetto ai mondiali junior, è un livello in più, meglio così, così c'è più competizione, non vedo l'ora di, spero di poter partecipare ai prossimi e far meglio ancora. Dipende da te, insomma, da come, no, giusto? Se sarai all'altezza sarai convocato e quindi potrai fare e ottenere grandi risultati ancora. No, infatti adesso c'è una stagione in mezzo e poi ci sono i mondiali in Italia, per fortuna Cortina. E Cortina, sì. Cercherò di dare il meglio in queste due stagioni e fare già dei bei risultati per arrivare ancora più pronto ai mondiali. Simone Origone, invece, insomma, l'uomo della velocità. Io ho una curiosità. Come si vince la paura? Cioè, bisogna essere un po' folli, un po', oppure non aver paura? Qual è? Perché, insomma, io penso che la velocità dove vai tu, sugli sci, insomma, non è una cosa da tutti. Ma la paura è un sentimento umano, è normale. E chiaramente tutti questi atleti che sono seduti qua, quando sono al cancelletto, non hanno e non devono aver paura, altrimenti fai una brutta gara e tieni il freno. Quindi il segreto è riuscire a, quando nella tua testa si accende quel campanello che ti dice, insomma, alza il piede e rallenta, di riuscire ad andare oltre per passare i propri limiti. E questo è il segreto di tutti questi atleti che sono qua. Il tuo? Il mio non ho segreti, tanta costanza, sicuramente madre natura mi ha aiutato, e tanto allenamento e cura di tutti i particolari, perché alla fine la mia disciplina, come tante altre, è una disciplina dove tante piccole cose messe assieme, alla fine messe assieme fanno la differenza. Sì, sottosegretario, anche perché nel loro caso, no, si vince per una manciata di, non dico di secondi, proprio, no, di millesimi, quindi... Dipende, a volte sì, a volte no, però insomma sì, può capitare. Bene, allora io ringrazio questo primo gruppo di atleti che è stato qui con noi, adesso in attesa gli facciamo un cambio, facciamogli sì un applauso. E ne approfitterei nel frattempo per chiamare qui vicino a me Giovanni Malagò, il presidente del CONI, così da, insomma, chi meglio di lui ci può raccontare quella che è stata una grande stagione e anche quello che ci aspetta, perché come è stato ricordato abbiamo i mondiali di Anterselva di Biathlon, abbiamo Cortina, insomma, e poi auguriamoci di avere anche Milano Cortina. Quindi. Sì, allora... momento molto importante, pieno di impegni, di eventi, di organizzazioni, ma devo dire anche di aspettative, perché noi abbiamo indubbiamente una serie di eccellenze nel paese, come Flavio Roda sa meglio di tutti, dove ospitiamo oramai in pianta stabile da molti anni, direi alcuni casi da decenni, delle gare di Coppa del Mondo. Poi in virtù di questo trascorso, del track record, della storia, della tradizione, della capacità di essere dei buoni organizzatori,
ovviamente in dei contesti meravigliosi, delle montagne, delle piste che hanno reso celebre tante discipline sportive, abbiamo avuto finalmente la possibilità di fare una grande accoppiata nel giro di 2 anni, cioè il mondiale ad Anterselva, che è un po' il tempio del biathlon, e il mondiale a Cortina. Questo ci consente di essere sicuramente quantomeno all'altezza di quello che è anche la storia dell'organizzazione mondiale che ha la Svezia, che è il nostro competitor nel 2026, perché ad ore, quest'anno ci sono stati i mondiali, sanno bene quello che è, sono state anche certe situazioni meteorologiche, però loro sono molto bravi, sono molto capaci anche a saper organizzare gli eventi. Questa partita, oramai siamo nella lunga volata, siamo a 14 giorni, anzi a 13 giorni e mezzo dalla votazione, siamo molto impegnati, non nascondo che ovviamente le aspettative sono enormi, soprattutto per tanti di questi ragazzi, per ovviamente i gruppi sportivi che hanno tanto investito in queste discipline, per il governo, per le regioni, in testa ovviamente Lombardia e Veneto, ma anche l'Alto Adige e Trentino, cioè tutti quanti stiamo facendo la nostra parte. Poi Dominic mi ha detto che il 2026 sarà nel pieno della maturità, per cui sicuramente sarà in condizione di essere ancora protagonista. L'ultima considerazione che volevo fare, Massimo, è questa: guardate che esistono 44 federazioni e 19 discipline sportive. Peraltro ieri è stato eletto nuovo presidente della FASI, dell'arrampicata, che è disciplina olimpica. Ma questa è una federazione completamente diversa da tutte le altre. Voi mi direte: ma è normale che il calcio non è come lo squash, la pallacanestro non è come il badminton? Sì, ma questa è veramente una federazione che è a sé, perché di fatto è una confederazione di federazioni. Ci sono 15 discipline sportive, prima abbiamo visto un super primatista del mondo di velocità che ne parlava, ma ce ne abbiamo 10 all'interno che sono olimpiche. Voi pensate che l'85-90% delle altre federazioni hanno una sola disciplina olimpica. Quindi abbiamo 10 che, con tutto rispetto, sono molto diverse l'una dall'altra. Qualcheduna ha qualche similitudine, ma in realtà sono situazioni molto complesse. Quindi gestirla non è per niente facile. Io sono molto felice di quello che è il lavoro fatto negli ultimi anni. Se oggi l'Italia sportivamente è il CONI, e tutto il sistema ovviamente sono molto ben considerati anche per il lavoro fatto, di cui io sono molto grato e riconoscente. Grazie a Giovanni Malagò, presidente del CONI. Allora, a questo punto chiamerei anche il presidente Flavio Roda. Ci facciamo dire qual è il segreto di gestire 10 discipline diverse. Buongiorno. Beh, innanzitutto grazie. Io volevo ringraziare, perché penso che oggi essere qua è come gratificare un po' tutta la federazione, quindi la federazione oltre tutte queste discipline, quindi il numero di atleti che abbiamo in squadra nazionale, ripensi che sono 380 gli atleti in squadra nazionale, quindi nelle squadre maggiori, quindi dei numeri veramente importanti, però è una federazione che opera sul territorio, opera con 18 comitati regionali, 1200 sci club, quindi su tutto l'arco alpino, l'arco appenninico, si organizzano mediamente ogni anno 7500 competizioni sportive, diciamo di alto livello, di medio livello, ma solo di Coppa del Mondo e Coppa Europa sono circa 340, quindi dei numeri veramente importanti. E la collaborazione che ci tengo oggi a sottolineare, visto che abbiamo qua anche la rappresentanza dei gruppi sportivi, è questo, veramente questo lavoro di insieme, tutti assieme, no? Col territorio, quindi con tutto quello che è il sistema della montagna, quindi gli impiantisti, maestri di sci, tutti i gruppi sportivi, perché veramente i gruppi sportivi sono di grande supporto a tutta quella che è la nostra attività. E poi forse la cosa più importante dei gruppi sportivi è questo fatto che, diciamo, è di dare la possibilità a questi atleti un domani di avere un lavoro. Quindi penso che questo sia il sistema più importante, no, da un punto di vista, quindi sport e lavoro. La federazione in questo momento sta vivendo, diciamo, sta andando abbastanza bene in generale, su un budget di 30 milioni di euro, quasi il 70%.
72-73% viene da autofinanziamento, quindi da introiti, da sponsor e diritti televisivi, però da questo la nostra concentrazione è su quello che è tutto, diciamo, sì la promozione in particolar modo e poi su tutto quello che è l'attività di alto livello. E lo scorso anno è stato investito oltre 25 milioni di euro in attività sportiva, questo proprio per far capire che la concentrazione è sull'attività e non su altre cose che sarebbero superflue. Grazie. Grazie e complimenti al presidente Flavio Roda. E allora adesso abbiamo altri atleti che riguardano lo sci di fondo, che riguarda il biathlon. Sottosegretario, questo è stato l'anno del biathlon, è stata l'esplosione del biathlon. So che a lei le piace molto perché... Secondo me, adesso senza offesa per nessuno, però il biathlon è una disciplina televisiva per definizione. Io me la vedevo sempre, naturalmente non c'era mai nessuno che vinceva di tennis, c'erano tutti i russi, questi qui, no? Però è veramente bello da vedere in televisione, adesso senza offesa per gli altri, perché è avvincente e ti prende. Quindi il fatto che ci siano degli atleti e degli atlete nostri che vincono, secondo me potrebbe essere veramente una... esplosione. Un'esplosione, sì. Bene, bene. Allora cominciamo però intanto dallo sci di fondo con Federico Pellegrino, insomma grande, grande stagione. Allora, a questo punto, quali sono i prossimi obiettivi? Te la senti di arrivare fino eventualmente a Milano Cortina? Beh, intanto dal punto di vista dell'obiettivo olimpico c'è l'Olimpiade del 2022 e certo. Poi vedremo il 24 di giugno a Losanna come andrà, perché no, un pensierino sicuramente lo si fa, però... Piano piano. Se invece a Francesco De Fabiani voglio chiedere se il suo futuro, visto insomma i risultati ottenuti nello sprint, sarà sempre più sprint, insomma se andrei sempre così sul veloce. No, sinceramente è stato un anno bellissimo, è andato tutto bene. Adesso ci sarà il modo di confermare quello che è stato fatto e vedremo. In ogni caso non credo che mi concentrerò di più sulle sprint di quanto ho fatto fino adesso, anche se sono comunque gare importanti in cui, visto che rappresentano la metà del calendario, sono tanti punti anche per la classifica generale. Quindi vedremo se continuerà questo trend, magari sì. Ce lo fai un bel pensierino, no? Grazie. Allora, abbiamo parlato del biathlon e quando parliamo del biathlon, Dorothea Wierer, complimenti insomma, dico, per questa stagione straordinaria, proprio in virtù dei risultati che hai ottenuto e diciamo anche che poi i risultati ti hanno portato popolarità, così come a tutti voi, ma insomma, ma veramente l'ultima stagione come hai detto all'inizio? No, dai. Vediamo. Beh, sicuramente quando le cose vanno bene non vorresti smettere, però vedo anno dopo anno, sicuramente quest'anno, visto che ci saranno i mondiali a casa, sarebbe bello finire lì dove è tutto iniziato, però vediamo come andrà questa stagione e come sarà la motivazione, come risponde il fisico e poi si decide dopo la stagione, però intanto non vorrei pensarci più di tanto, non avrebbe senso perché devo fissare i miei pensieri e obiettivi di questa stagione. Insomma, intanto ti focalizzi su quello che è l'impegno, no? Il mondiale di Anterselva e poi vediamo. Poi si vedrà. Vabbè, se non altro ci hai aperto o ci hai dato una piccola speranza, non hai proprio chiuso definitivamente. No. Ok, bene, bene, bene. Questo sai qualcosa. Lisa Vittozzi, insomma, anche te sei stata una straordinaria protagonista. E diciamo lo sei stato anche come spesso accade, no? Per chi è sulla linea del traguardo, insomma, la delusione è smaltita per essere più forte di prima? Sì, ho lasciato per strada qualcosa, ma ho subito chiuso pagina e ho guardo in avanti con tanta voglia di fare meglio dell'anno scorso. Manca poco, ma spero di raggiungere anch'io la vetta. Eh sì, e noi te lo auguriamo naturalmente. Dominic Windisch. Ok, ci sei. Allora io l'ho saputo, un uccellino mi ha detto che tu, non lo sapevo questo sinceramente, quando hai vinto la medaglia hai fuso, no, la medaglia per fare un anello. Ecco, adesso con le altre medaglie, quelle che cosa pensi di farci? Innanzitutto sì, era la medaglia olimpica questa e l'ho fusa per l'anello di fidanzamento.
e era di bronzo. Adesso che è arrivata quella d'oro, ovviamente tutti mi chiedono se fuso anche questa, però ho detto no, basta, perché sennò dopo come faccio a come si dice, a aumentare ancora il livello. Vabbè, non male, non male. Comunque insomma, è stata per te anche veramente una bellissima stagione, no? Sì, ovviamente vincere ai mondiali non me l'aspettavo neanche io, e è stata una gara molto speciale e emozionante per me. Lucas Hofer, vittorie, due vittorie nella staffetta. A questo punto punti a vincere anche da solo o solo con la cioè, adesso questo diventa uno stimolo per vincere anche altri tipi di gare, no? Vabbè, ci sono già riuscito, però nel momento giusto mi manca ancora, però adesso che ci sono i mondiali a casa, magari è il momento giusto per provarci lì proprio. Bene. Invece a Robert Antonioli vorrei chiedere, la vostra disciplina non è una disciplina ancora olimpica, proprio in virtù di questa eventualità che noi ci auguriamo con Milano Cortina, ecco, pensi che possa invece esserlo, visto che poi oltretutto noi andiamo molto forte? Sì, buongiorno a tutti, speriamo che diventi disciplina olimpica, penso che gli atleti dello sci alpinismo se la meritano. Forse l'obiettivo principale di qualsiasi atleta è arrivare alle Olimpiadi, in particolare è un mio sogno, anche se nel 2026 magari non sarò più così performante per essere come atleta, ma sicuramente magari per seguire la squadra come tecnico, come ski man, sicuramente sarà comunque ci vuoi essere, ecco, questo è no, per dire. Sì, speriamo proprio che l'Italia riesca a portarsele a casa queste Olimpiadi, che meno male sono anche vicino per andare a vederle, anche se, non, se sarò fuori dal giro nazionale. Bene, allora auguriamoci che ci saranno e che tu sarai comunque coinvolto in qualche maniera. Grazie. Io farei un applauso anche a questi nostri grandi e straordinari atleti. Facciamo un cambio, perché a questo punto voglio chiamare i gruppi sportivi nazionali delle Forze Armate e di Polizia. Ah no, facciamo gli snowboardisti, va bene, cambiamo, facciamo dopo. Allora, ci siamo? Michela, comincio da te, perché so che tu sarai, diciamo, la nostra rappresentante a Losanna. Speriamo. Vabbè, no, nel senso che... No, sì, insieme a Sofia, ti fa questo qua. È una cosa bellissima, perché comunque rappresentare l'Italia, sono donna, Sofia è donna, rappresentare l'Italia in questo modo, in un momento così particolare, penso che sarà una grandissima emozione, e lo sarà ancora di più appunto se vinceremo noi questa candidatura. Insomma, quindi ci vai bella carica come quando affronti le tue gare. Sì, assolutamente. Poi terremo un discorso in inglese e la cosa sarà molto divertente. State preparando su questo? Sì, eravamo in treno e stavamo facendo un po' di... E poi oltretutto, se non vado errato, voi due siete una di Bergamo, uno è vicino a Bergamo, giusto? Sì, siamo tutte e due di Bergamo. Tifose dell'Atalanta? Sì. Bene, allora, quest'anno è stato un anno importante anche per la squadra di calcio. Roland Fischnaller, allora, a questo punto ti chiedo, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Vuoi continuare a stupirci, andare avanti? Ma sì, io devo dire che ho tantissima passione per lo mio sport. Quello è il primo. Il secondo, devo dire, la mia moglie piace tanto che mi mantengo in forma, anche la mia età. Ho quasi 40 anni, però anche l'anno scorso quando vinco in Coppa del Mondo mi stupisco, perché sono... Posso dire che una macchina da gara al cancelletto, quello mi fa divertire tantissimo. Sì, poi ogni tanto vinco anche una medaglia che i miei bambini possono portarla all'asilo, far vedere ai suoi compagni, e per quello mi diverto un sacco, e quello è importantissimo. Assolutamente sì, passione e divertimento, no? Sono delle molle. Sì, e poi vedo da ogni anno come sto fisicamente, però per fortuna al momento regge abbastanza bene, per cui continuo. Bene, bene, e noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Invece a Omar Visintin e Emanuele Peratoner vorrei chiedere, siccome loro hanno una specialità che è considerata degli acrobati un po' folle, ecco, se è vero oppure no, ecco, questa...
Ma no, dai, è una disciplina come tutte le altre, magari sembra un po' più pericolosa o diciamo rischiosa, ma comunque ci alleniamo, facciamo questo e quindi per noi diciamo partire è la cosa più normale al mondo. Insomma, non c'è solo acrobazia, insomma, ci sono tanti aspetti. Sì, siamo atleti come gli altri, bisogna allenarsi e prepararsi diciamo per le gare che poi facciamo. Ecco, vorrei chiedere anche al tuo compagno, insomma, come vedono lo snowboard ha avuto un grande, no, popolarità, sempre di più. Questo anche grazie a voi probabilmente. Pensate questo, pensi questo? Sì, sicuramente già con la medaglia olimpica della Michela l'anno scorso è cresciuto tanto la popolarità. Poi quest'anno anche i mondiali abbiamo fatto sia due bronzi, sia nel team event un argento, così la gente ci vede e cresce sempre di più, anche per i giovani così che arrivano da dietro, dà uno stimolo quella cosa. Sì, diciamo a quelli normali invece che insomma di andare cauti sullo snowboard e di non fare, no, le vostre di acrobazie. Patrick Pigneter, anche nel tuo caso, in una specialità dove andiamo molto forte, non è una disciplina olimpica, ti chiedo anche a te a questo punto se l'obiettivo è quello, dopo la vittoria di Milano Cortina, eventualmente di essere presente, cioè pensi e speri che questo sia possibile? Sì, come ha già detto prima Roberto, anche per noi l'obiettivo è che noi diventiamo una disciplina olimpica. Adesso c'è la speranza per 2026, forse non per me, ma sì, vediamo. Anche come tu va. Come tecnico, come chissà mai, eh? No, non si sa mai, adesso ce l'ho 32 anni, adesso in 7 anni ce l'ho 39, è possibile, sì. Qui cioè, a 39 anni sentiamo quelli che vanno avanti e vanno avanti, tu a 39 arriverai come fresco e tranquillo, eh? Forse non fresco, ma no, vediamo come va avanti. Adesso per me è stata una stagione veramente bene, ho vinto nel doppio i campionati mondiali e la Coppa del Mondo e sì, speriamo che va così avanti. Bene, noi te lo auguriamo, come lo auguriamo a tutti quanti i ragazzi che abbiamo avuto modo di sentire qua. Facciamo un applauso anche a loro, lo snowboard. Facciamo un altro cambio, questa volta tocca ai gruppi sportivi, giusto? Prego, è così, a me così mi è stato detto, quindi non credo che voi siate più timidi degli atleti, ecco. Allora, qui abbiamo appunto i gruppi sportivi nazionali delle Forze Armate e di Polizia. Io, insomma, brevemente un saluto, cominciando da Francesco Montini, dirigente della Polizia di Stato, per insomma, il vostro impegno, la vostra partecipazione è sempre fondamentale, no? In questo tipo di discipline in generale con gli atleti. Certo, il sistema Sport Italia si fonda sulle società civili e sul passaggio successivo nei gruppi sportivi dello Stato, militari e civili. È un sistema che esiste solo in Italia, praticamente, organizzato in questa maniera. Altri paesi hanno dei sistemi che si fondano sui gruppi sportivi statali e altri sulle società civili o sull'università. Noi abbiamo questo sistema particolare che in alcuni sport è essenziale, tra questi gli sport invernali, ma così in tutte quelle discipline dove, come ha detto il Presidente, c'è bisogno di un sistema economico, di un sostegno economico per questi atleti. Non c'è dubbio. Vincenzo Parrinello, generale di brigata del Fiamme Gialle, insomma, anche in questo caso per voi il coordinamento di tante attività, un po' questo, no? Uno dei segreti, uno dei punti di partenza. Essere onesti, perché c'è tanta collaborazione, però io, come ho coniato molto un termine, c'è una collaborazione, una concorrenza collaborativa, perché poi alla fine, però bisogna dare atto, bisogna dire anche al CONI, e in questo caso alla federazione, al presidente che è riuscito a mettere insieme, a sfruttare bene tutte le sinergie possibili. Noi abbiamo tanti tecnici di alcuni gruppi sportivi che sono in squadra, che allenano atleti di altri gruppi sportivi. Questo avviene anche in altre federazioni, ad esempio un atleta, il migliore marciatore oggi italiano, che è un atleta della polizia, è Massimo Stano, è allenato ad esempio da un finanziere. Ecco, penso che negli ultimi anni abbiamo superato forse una serie di barriere e una mentalità che era un po' più
diciamo, rivolta a guardare nel proprio orticello. Allora, questa visione penso che sia importante, penso che abbia fatto bene a noi soprattutto, abbia fatto bene alle federazioni, ma soprattutto abbia fatto bene allo sport italiano. Questa penso che sia la strada da seguire, sia stato il segreto di qualche successo che siamo riusciti a raggiungere tutti insieme. Non c'è dubbio, allora a questo punto lo chiedo anche al colonnello Massimo Cuneo dei Carabinieri, se questa contaminazione, diciamo, che c'è stata e che faceva riferimento a Parinello, appunto, è positiva da qui al prossimo futuro. Sì, sicuramente sì, è una delle direttrici su cui ci muoviamo, devo dire, con tanta armonia tra di noi e anche tanta amicizia, che è uno dei sentimenti che ci fa lavorare sicuramente molto bene. Poi indubbiamente, come diceva prima Vincenzo, c'è una certa trasversalità nell'azione interna delle nostre componenti. E poi, visto che siamo qua, io sono molto contento di seguire, diciamo, i nostri atleti, soprattutto quelli degli sport invernali, quando posso sono sempre con loro, e questo mi arricchisce ogni volta perché imparo sempre di più. Io pratico altri sport, ma comunque mi piace tantissimo anche lo sci, e quindi mi piace stare vicino a loro, confrontarmi pure con loro e capirne sempre di più. Bene, direi che è una bellissima esperienza. Vorrei chiudere con Patrick Farcox dell'esercito, tenente colonnello. Insomma, questa competizione come una competizione che porta stimoli sempre maggiori, no? Sì, i miei colleghi hanno già detto tutto, diciamo che questa sinergia è molto importante e ci porta a raggiungere questi traguardi che poi vediamo qua, come dire, declinati con le medaglie. Poi dietro c'è un lavoro enorme, fatto di particolari, fatto di tante persone, che ovviamente poi noi non vediamo nel momento dove si celebra, però chiaramente dietro c'è veramente un enorme lavoro. Noi come Forza Armata ci crediamo, domani tra l'altro li porto i miei ragazzi dell'esercito a trovare i nostri capi, quindi approfittiamo di questa calata su Roma per fare altri impegni istituzionali. Esatto. Che detta così fa paura, calata su Roma. Marcia su Roma. Grazie, allora complimenti anche a voi. Come no, ci mancherebbe, il padrone di casa può assolutamente, prego. Siccome questa, qui vanno tutti d'accordo, va tutto bene, cioè, ma quando cresce c'è un atleta promettente, no? Vedete che c'è, facciamo una disciplina così a caso, boom, prendiamo il biathlon, c'è uno che va bene, chi è che arriva per primo, com'è che funziona, cioè, chi è che se lo accaparra, se no chiedo a loro, perché effettivamente è successo a tutto, cioè, il meccanismo com'è, vi siete dati, siete spartiti un po' le discipline, no? Oppure Far West, chi è più bravo, chi offre di più, Tipo il calciomercato, insomma. Se no qui facciamo queste interviste paludate di palazzo, chiaramente. Però prima i ragazzi magari sono anche attirati da un campione, da un collega, dal compaesano, dal valligiano che è andato nell'esercito, nel centro sportivo esercito di Courmayeur, piuttosto che nelle Fiamme Oro di Moena, insomma, quindi può essere attratto un po' anche da quello inizialmente. Dopodiché noi come gruppi sportivi militari cerchiamo di renderci più appetibili possibile, chiaramente, facendo, come dire, vedere qual è la nostra organizzazione e il nostro prodotto finale. Chiaramente poi la scelta è libera, poi si tratta anche di posti, ecco, se ci fossero più posti magari ci sarebbe una concorrenza meno agguerrita, no? Perché avremmo una distribuzione un po' più naturale, eccetera eccetera, quindi è da vedere. Quindi insomma io adesso, prego prego. Del filo non mi piace, comunque si poteva fare pure senza. Sì, più o meno sicuramente quello che diceva Farcozzi è vero, però ad esempio per quanto riguarda il centro sportivo Carabinieri, noi già da qualche anno ci stiamo muovendo più su una direttrice ben specifica, cioè seguendo quelle che sono anche gli sport di tradizione dell'arma dei Carabinieri, anche in relazione ai reparti di cui dispone l'arma, per cui il successivo impiego di cui si è parlato prima, il Presidente Roda giustamente l'ha sottolineato, è mirato a mantenerli, diciamo, nella componente. Abbiamo reparti a cavallo, quindi sicuramente per noi la parte equitazione ha la sua importanza, abbiamo da istruire a tutti i livelli negli istituti di formazione gli allievi, e quindi tutte le arti marziali sono sicuramente congeniali a questo, e così via. Quindi insomma c'è una specializzazione. E poi le sezioni giovanili, questo è importantissimo, perché ovviamente nelle sezioni giovanili noi coltiviamo, insomma, il nostro futuro.
Sì, io però esatto, vedo che il sottosegretario vuole ancora fare. Nella realtà, ecco, siccome i colleghi sono nella realtà, noi cominciamo a corteggiarli quando cominciano, abbiamo un po' di gente che controlla e cerca di vedere gli atleti più promettenti, ci sono i tale che scout. Si mettono in lui, e quindi cerchiamo naturalmente, no. Poi sono nella realtà, poi sono gli atleti che scelgono in base a tanti motivi. È chiaro che noi dobbiamo avere la capacità di dare un'offerta nei loro confronti per il futuro, per la formazione, cercare di metterli nelle migliori condizioni per studiare. Qualcuno addirittura è venuto da noi e poi ha anche trovato marito, quindi noi abbiamo una formazione completa. Abbiamo una formazione completa, cerchiamo di dare una formazione completa. Quindi questo è comunque nella realtà, poi sono loro che decidono in base a tanti motivi, e forse sarebbe più opportuno forse chiedere a qualcuno di loro. Ma infatti io volevo chiedere a loro, però ho paura, siccome essendo di fatto poi dopo guardano voi, prendono paura. C'è qualcuno di voi che un volontario allora, Pellegrino, che ci siamo visti, tu perché come hai fatto a finire lì? Vieni ecco, dai, su. Esatto. E noi ci siamo visti a Courmayeur alla tappa, abbiamo beccato proprio quello giusto. No, io sono valdostano e bene o male i valdostani andavano tutti a Courmayeur. In quegli anni lì, a 18-19 anni, avevo bisogno probabilmente di uno stimolo in più e ho deciso di lanciarmi un po' più in là e quindi mettermi un po' più in gioco, ed è stata la scelta giusta. Dico che scelta. Cacchio. No, beh, poi no, beh, sono andato fino in Val di Fiemme, allora qui si stringe già la fetta, abbiamo la caserma della finanza a Predazzo, quella della polizia delle Fiamme Oro a Moena, e sono andato un po' più su a Moena e lì ho trovato l'ambiente che mi ha consentito di crescere nella tranquillità giusta per poi arrivare a far... La moglie non te l'ha trovata. No, la moglie è dall'altra parte, è della finanza. È la finanza. Ci siamo spartiti i compiti. Qui, sinergia, si parla di sinergia. La moglie gli ha trovato la finanza e non le medaglie. Invitiamo alla festa dell'esercito sabato. Vabbè, adesso veramente qui è scattata la campagna acquisti. Sì, prego. Posso dire, ma guarda che con gli sport invernali ci sono molti meno problemi, perché da altre parti ci devi aggiungere pure l'aeronautica, la marina e adesso i vigili del fuoco, anzi tutto sommato loro quattro, esatto, poi aggiungi per cui... Anche noi oggi non c'è, ma abbiamo la penitenziaria e anche l'aeronautica come gruppi sportivi, oggi sono solo quelli che rappresentano gli atleti. Ecco qui. Bene, allora possiamo... congedarli, diciamo, no? No, allora, grazie, complimenti naturalmente per quello che fate. Per ogni gruppo, sì, prego. Quindi chiamiamo anche gli atleti? Sì. Sì, allora a questo punto gli atleti che fanno parte di ogni gruppo. Dovrebbero essere di più, giusto? Vabbè. Ok, e allora adesso la finanza o la rappresentanza... Bene, e adesso facciamo l'esercito, rappresentanti dell'esercito, tutti, dai, un bel fotone di gruppo. Bene, è arrivato il momento dei carabinieri, prego.
Bene, ora a ogni atleta verrà poi consegnato un libro della Presidenza del Consiglio. Presidente Flavio Roda riceve il tricolore. E adesso io chiamerei tutti gli atleti a fare una foto, solo gli atleti insieme al sottosegretario. Chiamiamo anche il presidente della federazione, il presidente del CONI, Gianni Malagò, così facciamo una foto. Perfetto. Grazie. Allora, siamo alla conclusione quasi di questo nostro incontro. Io so che ci sono anche dei colleghi qui, non so se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, naturalmente domande che riguardano l'ambito sportivo e non politico, visto che questa non è al momento la sede opportuna. Chi è che vuole intervenire? C'è nessuno? No, perfetto. Allora, no, qui volevo segnalare al sottosegretario, così siamo in chiusura anche per un suo saluto, ecco, quelle che sono le coppe e le conquiste e i trofei ottenuti. Prego. Ma io, ringraziando davvero ancora tutti i ragazzi e ragazze che hanno risposto a questo invito, volevo dire semplicemente che voi avete raggiunto i vostri risultati sui campi di gara, voi sapete che siamo tutti impegnati per quanto riguarda noi a cercare di raggiungere altri risultati che in qualche modo si incrociano con i vostri destini. Su Cortina stiamo lavorando, per i mondiali arriveremo, spero, in perfetta sincronia di tempi di organizzazione, e poi c'è il viaggio della speranza con il presidente Malagò. Con tutti, anche volevo salutare il presidente Compacer che ha voluto accompagnare credo più o meno la metà degli atleti presenti che fanno riferimento alla sua provincia, quindi noi ce la metteremo tutta per quanto riguarda la parte nostra di vincere la nostra gara, quella di portare le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. Grazie ancora a tutti voi. Ha ha ha.